Il livello dell'acqua continua a salire nello stato australiano del Queensland e con le inondazioni arrivano altre minacce come i serpenti acquatici velenosi e i coccodrilli. Questa ondata di piogge torrenziali è la più grave degli ultimi decenni. I morti da fine novembre sono almeno 10 e i sinistrati sono oltre 200.000 in quest'area del nord-est dell'Australia, grande quanto la Francia e la Germania messe insieme. Secondo le autorità, il picco della piena non è ancora passato. La popolazione, come qui a Rockhampton, si prepara a ulteriori emergenze. Siamo una comunità molto unita, ce la metteremo tutta, tutti insieme. Le autorità statali e federali hanno la situazione saldamente in mano. Quando il picco della piena arriverà, saremo pronti ad affrontarlo. I danni sono già ingenti, soprattutto per i centri abitati. Sono una ventina, più vicini alla foce del fiume Fitzroy, 600 km a nord di Brisbane. Non so cosa aspettarmi ancora, sento una gran paura all'idea di tornare qui. C'è anche un pericolo epidemia, in quanto le zanzare che si spostano sull'acqua stagnante potrebbero propagare la febbre dengue.